benvenuti nel video delle locations del film Picnic ad Hanging Rock. Yeah! Diretto da Peter Wilde e adattamento dell'omonimo romanzo del 1967 di John Leasley, la trama di Picnic ad Hanging Rock ha incuriosito il pubblico sin dalla prima uscita del libro del 1967. Non ho ben capito se sia ispirata a una storia vera. Alcuni dicono di sì, altri dicono di no, ma secondo me è totalmente fittizia. Questo film, a parer mio, è stato un precursore di The Blair Witch Project per quanto riguarda la pubblicità. Le persone sono molto attratte da ciò che credono che sia in qualche modo realmente accaduto. Alcuni indizi che possono far pensare ad una storia accaduta realmente comunque ci sono. Hanging Rock è un luogo reale, così come le città circostanti menzionate nel libro. La storia è molto semplice e anche se ovviamente tutti hanno dato una spiegazione diversa alle varie vicende oniriche che si susseguono nella storia. È uno dei miei film preferiti, a me piace tantissimo, lo dico subito, e il finale diciamo che è aperto. Ognuno ci può tirar fuori quello che vuole e quello che ci vede, a differenza del libro che aveva un vero e proprio finale ma è stato tolto. Le atmosfere sono molto molto azzeccate e nemmeno i vestiti delle ragazze sono al caso. Nonostante sia un film mistero thriller, ha un sacco di argomenti interessanti nascosti dietro più chiavi. Io sinceramente la prima volta che l'ho visto non l'ho apprezzato tantissimo. Diciamo che ok, ho apprezzato l'atmosfera, ero affascinata da un po' da tutto, però ci avevo visto soltanto delle ragazze che facevano le rocce, e... Quindi diciamo che l'ho apprezzato col tempo. Comunque scherzi a parte, stiamo parlando comunque di un capolavoro della cinematografia. Il film del 1975 è stato girato interamente in Australia. La Payhard Girls School, il collegio privato a Victoria nel 1900, è una villa del XIX secolo, il Martindale Hall Historic Museum. È ancora molto simile a come si vede nel film, anzi per non dire uguale identico. Ci fa vedere anche gli interni, una delle camere, i libri. Ah, ok, sarebbe stato bello se ci fosse stato proprio il libro di Picnic ad Hanging Rock. Anche il collegio di cui si parla nel libro esiste realmente, ma non è qui. È ispirato alla Clyde Girls Grammar School di Melbourne, scuola frequentata appunto dall'autrice John Leasley. Ecco dove vanno le ragazze con la loro insegnante, la signora McCrow, prima di tutti gli avvenimenti onirici. Le rocce! Qui siamo all'ingresso, ecco anche le roccettine con il nome della riserva. Hanging Rock è dove realmente è stato girato il film. Si tratta di una riserva ricreativa e molto famosa in Australia, realmente anche per i picnic proprio. Si trova a circa 70 km al nord-ovest di Melbourne. Paesaggio magnifico, bug magnifico. Ecco anche un'altra foto panoramica con le famose rocce. Non so perché sia censurato qui accanto alla ragazza e su questo pezzetto di roccia. Boh. I misteri di Hanging Rock. Magari c'erano le rocce che mandavano a fanculo. Le rocce, Ah, è stata prodotta anche una serie televisiva negli ultimi anni, tra l'altro, l'ho scoperto soltanto facendo ricerche sul film. Sinceramente non l'ho mai vista e fatemi sapere se ne vale la pena, anche se dubito sia a livello dell'originale. D'altronde, come detto prima, abbiamo appena parlato di un grandissimo classico del cinema. Il video delle locations di Picnic ad Hanging Rock termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!